Anche sull'Abruzzo, oggi 2 giugno, sventola il tricolore per la 76esima festa della Repubblica Italiana. Tante le manifestazioni, non solo nei capoluoghi di provincia. Il 2 giugno 1946 si è svolto il referendum sulla forma istituzionale dello Stato che, con il voto popolare, ha portato alla nascita della Repubblica. Gli italiani e per la prima volta le italiane hanno votato per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i nuovi deputati dell'Assemblea Costituente che ha avuto il compito di redigere la nuova carta costituzionale. Come vedete nelle immagini, alcuni momenti delle celebrazioni in Abruzzo che hanno visto in prima linea le autorità civili, religiose e militari, le associazioni combattentistiche d'arma, ma anche i cittadini, soprattutto gli studenti, i giovani, i bambini. In tutte le solenni cerimonie, lo schieramento del reparto d'onore in armi, l'alzabandiera, la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre e la lettura da parte di figure istituzionali del messaggio del capo dello Stato. La res publica è cosa del popolo. Il popolo non è un qualsiasi aggregato di gente, ma un insieme di persone che si associa intorno alla condivisione del diritto e per la tutela del proprio interesse. Così scriveva Cicerone più di 2000 anni fa. E mai come ora il popolo dovrebbe essere unito in tempo di pandemia e di guerra. I prefetti hanno conferito le medaglie d'onore con le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per iniziative civili, sociali e culturali, ed è il caso di sottolinearlo nell'emergenza Covid o nel corso della carriera professionale o militare. La fedeltà alla Costituzione, che in alcuni casi è stata consegnata ai diciottenni, e le stelle al merito del lavoro, con le medaglie ai deportati e agli internati nei lager nazisti per dire no a tutte le guerre in un tempo in cui di pace si ha tanta fame e tanto bisogno. Tra i neocavalieri, solo per citarne alcuni, Giampiero Di Federico, alpinista, scrittore, conduttore di Montagne Amiche su Rete 8, e a proposito di chi lotta quotidianamente contro il Covid, il professor Stuppia e il professor Vecchietta. Sì, un riconoscimento che mi fa un piacere immenso, mi commuove letteralmente, penso sia un riconoscimento a tutto il gruppo di lavoro che io qui simboleggio, di tutte le persone che hanno lavorato in questi 2 anni e mezzo in questa vera e propria guerra che abbiamo combattuto, anche perché non è ancora finita. Adesso abbiamo un momento di tregua, ma manteniamo alta l'attenzione perché non vorrei proprio che in autunno dovessimo ancora ricominciare da capo. Una giornata che dobbiamo dedicare a tutto il personale, a tutti i colleghi, tutti quelli che hanno lavorato in ospedale, a chi ha organizzato gli ospedali, quindi dobbiamo dare atto anche alla politica, alle amministrazioni che hanno fornito gli strumenti per dare il meglio di quello che potevamo dare.